Si sta verificando in questi giorni l'aggiudicazione di una gara della centrale unica di committenza della CUC, che coinvolge oltre 48 comuni, relativa al trasporto scolastico. Quindi stiamo parlando dei mezzi di trasporto che devono portare i nostri ragazzi a scuola. Bene, qui sono stati fatti 12 lotti, 2 sono andati deserti, il resto hanno visto la partecipazione in un solo caso di un'azienda locale. Negli altri casi invece ci sono offerte presentate da aziende della provincia di Lecce e di Bari. Ora, questo a nostro avviso è pericoloso non tanto per la provenienza delle aziende, ci mancherebbe, ma per il fatto che il nostro mondo delle imprese locali rischia di essere buttato fuori, letteralmente, da un altro servizio locale. Abbiamo visto cosa è successo nei mesi scorsi con i cimiteri, abbiamo visto cosa è successo con gli sfalci stradali, con la manutenzione di edifici pubblici. Chi diceva e dice prima i friulani, oggi in realtà sta demolendo il sistema delle imprese locali. Ecco, questo non è accettabile e sta mettendo in difficoltà non solo le imprese ma anche il mondo dei sindaci e degli enti locali, che davvero sono in difficoltà davanti a queste situazioni. Come intendete muovervi nei prossime settimane? Ma noi abbiamo posto oggi con tutte le minoranze, insomma il Consiglio regionale, in modo forte il tema e diciamo anche all'assessore Callari che se non è in grado di gestire questa situazione è meglio se dà le dimissioni, perché oggi davvero siamo davanti a una situazione preoccupante che rischia di mettere in grossissima difficoltà davvero il nostro territorio. Quindi noi adesso aspettiamo le risposte dell'assessore, vediamo cosa intende fare, se no a nostro avviso è meglio se dà le dimissioni. Perché le aziende locali non hanno partecipato a questo bando? Beh, le aziende locali non hanno partecipato probabilmente per diversi motivi. Il primo perché probabilmente non ritenevano possibile parteciparvi dal punto di vista economico e della garanzia della qualità del servizio. Ma questa è una domanda che in primis dovrebbe porsi l'assessore Callari e il presidente Fedriga. Quando si fa una scelta come questa e le nostre aziende locali tutte non partecipano e vediamo solo 2 aziende che partecipano di livello nazionale, qualche domanda bisognerebbe farsela. Bisognerebbe farsi la domanda se abbiamo dato gli indirizzi politici necessari a far sì che anche le nostre aziende potessero partecipare. E guardate, lo dico con molta serenità. Un assessore, un presidente di fronte a un bando di tale delicatezza convoca le imprese, apre un tavolo, cerca di capire quali sono i percorsi per dare continuità e garanzia di servizio alle nostre imprese. Qui rischiamo di perdere quasi 40 milioni di euro di lavori per le nostre imprese, rischiamo di perdere 50 posti di lavoro e non abbiamo nessuna garanzia della qualità del servizio del trasporto scolastico per i nostri figli. Un bel capolavoro.